Ciao, buongiorno. Come state stamattina? Io sto bene, sono in macchina perché ho un appuntamento molto presto stamattina e non potevo ritardare, però facciamo ugualmente la diretta dalla macchina. Adesso vediamo se Micaela si collega. Appena Micaela si è collegata, la invitiamo. C'è anche Morgan con me che farà questo. Inviterà Micaela non appena si collega. Io intanto guido e parlo con voi. Cosa che, insomma, non è proprio consentita, ma fa niente, no? Infrangere le regole è la seconda regola del Kintsugi, come diceva Michael Williams, il mio maestro. L'unica regola è non avere regole, e giustamente la regola del Kintsugi è infrangere le regole. Infrangere le regole in nome di un ideale più alto, più vasto, che per me sicuramente è quello di stare con voi. Oggi abbiamo le carte del drago immaginale. Il nat. Ah no, oggi le carte dei nati, è vero, abbiamo fatto ieri le carte del drago. Ma dove vedo se si collega? E la vedi qua e se No, no non è. schiacci qua anche, vedi? E puoi invitare qua in questa lista, la fai scorrere. Devi però girare il telefono verso di te. E quindi dovrebbero vederti. Vedo, la vedo. Ah, ok, vedi se c'è Micaela. Ma forse non è ancora connessa. Volevo dire intanto delle cose un po' generiche sui NAT, che di solito non ho mai occasione di dire. Allora, i NAT sono spiriti della natura, ma rappresentano anche le emozioni umane. E sono conosciuti nel pantheon animista birmano del Myanmar, anche in Thailandia, in Laos, in Cambogia, in Vietnam, in questi paesi, ma soprattutto in Myanmar, la Birmania, il paese dei Nat, e soprattutto il culto dei Nat è presente nella grande piana di Bagan, che gli inglesi chiamavano Pagan, cioè la città dei pagani, proprio perché lì c'era forte questo culto dei Nat, che poi gli inglesi hanno assimilato agli spiriti dei pagani, degli antichi greci. I Nat, nella nostra tradizione greco-egiziana, sono le ninfe, i satiri, tutti gli spiriti della natura che fanno capo al grande dio Pan, che non a caso è l'unico dio che è morto nel pantheon greco. E anche i Nat sono morti, tutti quanti, sono morti di morti ingannevoli. L'inganno ha ucciso i Nat sotto varie forme, e certo perché sono le forze della natura, le forze della bellezza, le forze dell'inconscio che sono state uccise dalla ratio e dagli arconti, le norme, le leggi, le regole sociali che in nome di un ideale più elevato appunto meritano di essere infrante, come recita la seconda legge del Kintsugi. I nati erano infiniti perché ognuno, ogni individuo poteva avere il suo nat, e infatti il nat rappresenta anche quello che nell'antica Grecia era il dio ignoto, il dio col quale ciascuno ha la possibilità di unirsi intimamente e di co-creare la realtà in modo del tutto libero,
perché non è un Dio predicato, ma è un Dio che viene dal tuo cuore e che nello stesso tempo crea il tuo cuore. Tu e il tuo Dio ignoto vi create a vicenda attraverso l'amore, perché vi amate a vicenda. E in questo amore, che poi è il sacro, co-create la realtà liberamente. Siccome il principio della libertà non si presta agli imperi, allora poi questo Dio ignoto è stato eliminato e sostituito unicamente da un Dio predicato, che deve essere uguale per tutti, in modo tale che poi non sento. Non si sente. Selene, mi senti? Allora, io sento la mia voce, ma non sento più Selene. Si sente. Ah, la tecnologia. Selene, sento, sì, adesso ti sento. Avevo il Bluetooth collegato alla macchina, ma prima mi si sentiva, Micaela? Adesso mi senti? Sì, sì, adesso ti sento, Micaela, sì. Sì, sì. Tu mi senti? Sì, sì. Beh, la tecnologia, prima ti sentivo. Dicono che non ti sentono adesso. Ah, che strano. No, no, non sentono Selene. Ah, non sentite me? Mm. No, ma adesso mi sento. Ora sì. Adesso ok. Adesso mi sento. Eccomi. Prima non mi sentivano. Tutto il discorso che ho fatto su Inalt, penso che non l'abbiano sentito. Sì, l'hanno sentito. Sì, prima l'hanno sentito. Sì. Io l'ho sentito. Tu l'hai sentito, Micaela? Ma come? Dove state andando? Ciao, Morgan. Ciao. Stiamo andando in Italia perché abbiamo un appuntamento in Italia e piuttosto presto, sul presto, e quindi abbiamo dovuto già uscire. Però ho già detto a tutti che avremmo comunque fatto questa diretta su Inat, e siccome non ti vedevamo ho approfittato per raccontare un po' in generale che cosa sono Inat. E appunto sono spiriti per cui ciascuno può avere il suo proprio e unirsi intimamente con questo Dio, con questa Dea, per creare la realtà. E infatti all'inizio erano in numero infinito in At, poi l'imperatore Anavrata ha deciso di prendere il buddismo come religione ufficiale del suo impero e quindi ha messo fuori legge i culti dei Nat. Ma non ci è riuscito, perché i birmani hanno portato il culto dei Nat nel focolare delle loro case e hanno continuato con i culti dei Nat. Alla fine Navrata si è dato per sconfitto e ha ammesso il culto dei Nat, ma ha tenuto buoni solo 37 Nat. E a capo ci ha messo Tagliamini, il nato numero uno, che noi abbiamo già trattato, che poi è l'angelo buddista, l'angelo con le ali buddista, a significare che il culto dei Nat era ammesso, però era soggettato al buddismo.
che era la religione di Stato, la religione ufficiale da quel momento in poi. E quindi nata da un numero infinito, sono diventati 37 ufficialmente, però intimamente, segretamente, sono ancora in numero infinito. E quindi ciascuno di noi può avere il proprio NAT con il quale co-creare liberamente la realtà e addirittura fare la NAT Gadau. La NAT Gadau è il matrimonio, lo sposalizio, il matrimonio con il NAT, perché il NAT diventa il tuo sposo, la tua sposa invisibile e il tuo spirito guida. È bellissimo questo. Dai, Michele, estraiamo la carta. Sì. Poi non ce ne rimangono tante. Allora, oggi abbiamo 24. 24 è. Mandale Bodav, il signore dell'incantesimo. Ah, che Vedere. forte! Sì, è una delle carte più strane questa. Se leggi la storia del Nat, capisci perché dico che è una delle carte più strane. D'accordo, allora leggo. Era un Vai. Mandale Bodav, il signore dell'incantesimo, era un indiano appartenente alla casta più elevata, quella dei Bramini, e possedeva poteri magici. Venne fatto uccidere dall'imperatore Anavrata, poiché era il maestro e tutore di due fratelli accusati di tradimento e anch'essi condannati a morte dall'imperatore. Si dice che per fuggire ai soldati del re, il bramino avesse sparso della polvere magica intorno alla statua di un elefante, che si vede anche nell'immagine, trasformandola in un animale vero, sul dorso del quale il mago pensava di poter fuggire. Purtroppo per lui l'elefante rimase attaccato al suo basamento di pietra e sempre raffigurato in piedi sopra un trono di loto con vesti da ministro reale, impugna una spada nella mano sinistra, mentre la sua mano destra è atteggiata nel tipico gesto di chi è intento a predicare. La magia è un aspetto dell'io istintuale che possiamo recuperare riavvicinandoci alla natura. Sì. Eh sì. Vedo qua che anche a seconda delle posizioni, ovviamente ha delle interpretazioni. Dice quando esce in posizione 4 o in posizione alta, indica un potere irrazionale positivo che si trasmette di generazione in generazione. Posizione 9, in posizione bassa, indica l'utilizzo sbagliato di un potere magico, di un sortilegio, di una maledizione antica, forse anche molto antica, che grava negativamente sui. Esattamente. Sai che nelle nostre stirpi, nelle nostre genie, se andiamo indietro, indietro molto indietro nel tempo, ciascuno di noi ha almeno un antenato o un'antenata con dei poteri magici, la famosa strega del paese, la cura osse, oppure il cura osse del paese, quello che segna le persone, okay? Ecco, ciascuno di noi ha nella propria stirpe un personaggio di questo tipo che poi rappresenta, simboleggia il potere sciamanico. Ecco, all'interno della stirpe, all'interno della genia, possono poi essere accadute varie cose. Questo potere può essere stato riconosciuto, trasformato in potere artistico, potere intellettuale, potere di creatività ed espresso. Oppure può essere stato completamente rimosso e represso, o addirittura può essere stato sciupato. Sciupato vuol dire usato male, usato per maledire, usato con un senso di cattiveria, di odio. Allora, a seconda di come questo straordinario potere è stato trattato e utilizzato nella genia, nella stirpe,
poi dopo nella nostra vita si manifesta con certe o certe altre caratteristiche. Se per caso è successo nella genia, nella stirpe, che questo potere sia stato utilizzato male quindi a fini malvagi, bisogna assolutamente fare in modo di perdonare, di pacificare. Mi fermo un attimo così posso continuare meglio. Ecco, bisogna fare in modo di pacificare questo spirito. C'è anche qui. E se invece è stato riconosciuto, è stato coltivato, è stato utilizzato per il meglio, allora vuol dire che è ancora presente in modo molto forte dentro di noi. E lo dobbiamo esprimere, perché avere un potere e non utilizzarlo e non esprimerlo poi ci procura una vita dura, una vita dura. Il potere va riconosciuto, va espresso e va utilizzato se non vogliamo avere una vita dura. E se in passato è stato utilizzato male, cioè a fini di odio, o di vendetta, allora bisogna pacificarlo. E c'è una meditazione, un rituale che possiamo fare per entrambi i casi che si rivolge a questo potere. Facciamo. Allora, assumiamo un atteggiamento meditativo, la schiena ben diritta, la postura eretta. Chiudiamo gli occhi, socchiudiamo le labbra. E respiriamo simultaneamente dal naso e dalla bocca. Il respiro è leggermente più profondo rispetto al ritmo spontaneo. Ci portiamo nell'area del terzo chakra, perché è lì che risiede questo potere, il potere della magia. Infatti, nel terzo chakra, Kundalini salendo, si esprime come potere di volontà. E che cos'è la magia se non l'arte di operare il cambiamento in conformità con la volontà? La magia è l'arte di operare il cambiamento in conformità con la volontà. E tutto ciò è nel nostro terzo chakra, che nel corpo fisico è all'altezza dell'ombelico. Portiamoci in quest'area del corpo e anche se respiriamo attraverso la bocca e il naso, immaginiamo di respirare attraverso l'ombelico. Sentiamo che nel nostro terzo chakra forte la presenza di questo potere, il potere di operare il cambiamento in conformità con la volontà. Ma che ciascuno di noi può utilizzare questo potere soltanto se è pienamente in armonia con la volontà cosmica, la volontà universale. E quindi, mentre sentiamo la forza di questo potere nel terzo chakra, mentre senti che puoi plasmare la realtà, mentre senti che puoi operare il cambiamento e plasmare la realtà, mentre senti che non sei destinato a essere vittima degli eventi, ma che li puoi co-creare insieme al tuo NAT,
insieme al tuo Dio ignoto, insieme al tuo amante mistico, insieme al tuo spirito guida. Mentre senti tutto questo, chiedi anche al tuo maestro interiore di aiutarti ad armonizzare la tua volontà con la volontà cosmica. Dirigi la tua mente lungo questo sentiero. Maestro, ti prego, aiutami a volere ciò che vogliono i lupi, gli uccelli, ciò che vuole la pioggia, il temporale, il sole, la luna. Maestro, ti prego, aiutami a volere ciò che vuole ogni foglia, ogni ramoscello, ogni soffio di vento. Maestro, ti prego, aiutami a volere ciò che vogliono le stelle e i vulcani e i grandi fiumi che attraversano le pianure. Maestro, ti prego, aiutami a volere ciò che vogliono le alte montagne e i profondi oceani. E voi, vecchi del mare, donne della terra, voi che mi siete antenati, se di questo potere avete fatto un uso sbagliato, chiedo per voi perdono. E se di questo potere invece avete fatto un tesoro, vi ringrazio di avermelo trasmesso e prometto che tutto ciò che non è stato fatto e che deve essere fatto, io farò. Poi ripetiamo 9 volte il mantra Orakratun, che è proprio il mantra del matrimonio mistico e della creazione nell'unione con lo sposo, la sposa invisibile. Scriviamolo innanzitutto nel Chidakasha, caratteri d'oro. Il Chidakasha è lo spazio interiore, è la parete che c'è dietro la fronte, dietro gli occhi chiusi, la parete anteriore del cranio. Scriviamo su questa parete a caratteri d'oro, Ora, Kra, Tun, Ora, O-R-A, Kra, K-R-A, Kra, Tun, T-U-N, Ora, Kra, Tun, Ora, Kra, Tun, Ora, Kra, Tun. Ripetiamo 9 volte ora questo mantra. Ora è il femminile, Tun è il maschile, Ora è l'umano, Tun è il divino, Ora è il visibile, è l'invisibile, Tun è il visibile, e Kra è la loro costante creazione, è ancora Ora è l'inconscio, Tun è il conscio, e Kra è la creazione. È la creazione. Ripetiamo 9 volte il mantra. Ora Kra Tun. 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 Poi prendiamo un profondo respiro e possiamo riaprire gli occhi. Adesso, anche solo ripetendo il mantra, dovresti riuscire giorno per giorno a pacificare sempre un po' di più le immagini della magia nella tua stirpe se sono perturbate, oppure a essere all'altezza di questo potere. Se è con te e vuole operare. Va bene, vedi, stavo pensando.
Pensando prima di iniziare il rituale, se avevo qualcuno in famiglia, appunto come dicevi, qualcuno nella genia con potere, però che io sappia no, però appunto. Ma il più delle volte non lo sappiamo, non ce ne rendiamo nemmeno conto, e però c'è perché tutti quanti ce l'abbiamo, tutti quanti abbiamo qualcuno così in famiglia. E appunto stavo dicendo, magari non lo sappiamo, però ce l'abbiamo. Dobbiamo semplicemente rendercene conto. Esatto, vabbè, proverò, continuerò a fare questo rituale per sentire. Sì, ma anche se non ti rendi conto di chi è, di quando è, di com'è, però la cosa bella, la cosa importante è che sai che c'è, e che sai che c'è. Ecco, va, intanto che parlo con voi, metto in carica la macchina, cioè chiedo a Morgan se mi può mettere la macchina in carica, perché ho visto che c'è l'elettrico qua e così risparmio tempo. Tieni Morgan, questa è la tessera per caricare. Ecco. Sì, effettivamente noi non ci rendiamo conto che abbiamo qualcuno, a meno che la narrazione familiare non ce lo dica. Io, per esempio, avevo una nonna, la mamma di mio papà, che era proprio considerata la strega del paese. E, la strega in senso positivo, no? Perché lei si occupava delle persone, le curava. Non ci arriva? Vabbè, la pompa non arriva alla macchina, devo fare manovra. Sì, mi devi tenere il telefono, se no come faccio a fare manovra? Vieni su, tienimi il telefono, io faccio manovra, giro la macchina. Sì, mi metto al contrario. Di qualcosa, di qualcosa. Di qualcosa chi parla, di Di qualcosa. qualcosa. Andiamo vicino. Belle le tue dirette on the road. Le mie dirette on the road. Sì. Dopo tutto simboleggiano la nostra avventura, no? Il viaggio, il nostro Sì. percorso. Il viaggio nell'anima, sì, il viaggio nell'anima. A chi? Ah, guarda, c'è un bambino, fagli vedere Morgan che c'è un bambino. C'era un bambino per terra nell'area del posteggio. Incredibile quello che succede. Ma non. Usiamo questa pompa, Morgan. Sì. Ok, allora posteggio di qua. Avevi una nonna che aveva questi poteri, Selene. Sì, esattamente. Avevo una nonna che aveva questi poteri. Sì. Ecco, Morgan, vai a vedere se così funziona la pompa. E Tu come... no? A te non hanno mai raccontato di No, avere. sì, mi hanno raccontato storie magiche, così, ma non una persona particolare, quindi non saprei, però come dici tu, sicuramente ci sarà stata per forza. Abbiamo delle leggendissime attraverso questi secoli, capirai, chissà cosa c'è stato. Però mi piacerebbe tanto saperlo. Così. Ma guarda, sicuramente c'è stato, anche perché se tu ti occupi oggi, ti occupi di tutto questo, perché sicuramente un personaggio così nella tua storia ce l'hai avuto. Poi saperlo, perché la narrazione familiare ce lo trasmette, ce ne parla, è un altro discorso.
Chiaro che se è abbastanza vicino nel tempo, allora lo sappiamo, altrimenti no. Scusa, dimmi. Andresti un po' più indietro? Sì, va bene. Vabbè, ma come è solo una... No, Com'è? è solo una questione di curiosità, ovviamente, perché appunto non cambia granché sapere cosa è successo. È una questione di curiosità, sì, ma è una questione di anche temporalità, cioè se è vicino nel tempo, allora magari tipo una nonna è più facile saperlo. Se incomincia a essere una bisnonna, una trisnonna, un quadravolo, cioè allora diventa difficile, perché ovviamente la storia cosciente, razionale di famiglia non arriva fino là. Però questo non vuol dire che non ci sia, vero? Noi farò un post, ma dopo su Facebook che parla di questo. Poi magari Morgan farà un reel di solito dai miei post, poi Morgan fa i reel per Instagram. No, per dire questo, cioè nascere vuol dire ricordare. La vita, è ricordo di qualcosa che noi sappiamo già. Non so se a te ti è mai successo o a voi è mai successo di vivere qualcosa e mentre la vivete, vi dite: ah, è vero che doveva andare così, io lo sapevo. E hai proprio come la sensazione di sapere già l'esito di quella cosa, perché in qualche modo ti sembra di averla già vissuta. Ti è mai capitato questo? Sì. Tante volte, vero? Perché cioè, vivere è ricordare un copione, una narrazione che abbiamo già scritto e quindi nascere è proprio l'atto del ricordare, vivere e ricordare. Sì, vivere e ricordare, nascere e ricordare. La nostra vita è tutto un ricordo di qualcosa che è accaduto in un momento, in un attimo senza tempo. Ed è lì, no, che noi abbiamo scritto il copione, che abbiamo narrato la storia, e dal momento in cui nasciamo la vita è ricordare. Allora, quello che dobbiamo fare in vita è più che altro rimuovere gli ostacoli, rimuovere gli ostacoli, rimuovere gli ostacoli a questa possibilità di ricordare. E la fede è lo strumento più grande per rimuovere gli ostacoli al ricordo di sé. Perché ricordare vuol dire sapere che c'è e avere fede nel fatto che c'è. Tu senti un potere magico dentro di te, il potere di plasmare gli eventi, che lo utilizzi o meno, è un altro discorso, ma senti che ce l'hai. Allora si tratta di ricordare l'antenato che te l'ha trasmesso, si tratta di ricordare come questo potere è stato utilizzato e vissuto nella tua stirpe, nella tua genia, perché così sai come ti devi relazionare con questo potere, se devi chiedere perdono oppure se devi essere all'altezza della sua presenza. Ecco, quindi devi ricordare fondamentalmente, devi recuperare questo ricordo di te, rimuovendo gli ostacoli al ricordare. Fede è lo strumento, sapere che c'è e avere fede nel fatto che c'è, sapere che c'è e avere fede nel fatto che c'è, sapere
se tu senti che c'è questo potere della magia con te e hai fede, un'impeccabile fede nel fatto che c'è, allora piano piano ricordi, allora piano piano ricordi. Ma se tu mi sconosci, disconosci questo potere, non lo senti e non hai fede nella sua presenza, allora non ricorderai mai. Mi spiego? Sì, un po' di fede. Sì. Quanti messaggi? Sarebbe tanta cosa ricordare che significa aprirsi, e proprio vivendo mi rendo consapevole di ciò che E poi déjà vu, ovviamente qua si apre un capitolo, spezzoni di un film conosciuto. Quindi sono praticamente flash così che ti appaiono e che in qualche modo ricordano chi sei. Eh sì, flash che ti appaiono, che ti ricordano chi sei, nella misura in cui tu però hai fede nel fatto che c'è. Dobbiamo avere fede nei nostri poteri. Se tu hai fede, senti che hai un potere e hai fede nella presenza di questo potere dentro di te, allora piano piano ricordi anche da dove ti viene, come ti viene, in che condizione si trova, e quindi puoi attuare tutte le mosse più giuste per potenziarlo. Ma se tu non senti il potere dentro di te e non hai fede nel fatto che c'è, non ricorderai mai tutto quello che lo riguarda, capisci? Ecco perché la fede è lo strumento più potente del ricordo. Perché quando tu senti che qualcosa c'è, è con te, e hai fede nel fatto che c'è, allora ricordi tutto ciò che la riguarda. Ma se tu non la senti e non hai fede nel fatto che c'è, non puoi ricordare. Sì, certo. Sì. Ricordare in verità è evocare spiriti. I ricordi, le memorie sono spiriti, sono dei, e quindi ricordare alla fine vuol dire evocare. Per evocare gli dei bisogna avere fede nel fatto che ci siano. Sì, bellissima comunque questa visione. Soprattutto una cosa nuova e subito la sai fare, per cui sai che stai solo ricordando. È vero, Stef. È vero, delle cose anche nuove che puoi fare senza fatica, se le avessi fatte da sempre. Eh sì, eh sì. Vabbè, infatti amico Karma, il Karma ti mostra un animale che ricorda familiare e altri una pianta ricorda familiare o altri. Allora, senti, questa è la nostra diretta together. È la nostra prima diretta, non ho capito. Prima diretta insieme, prima della pausa di agosto. L'ultima diretta insieme prima della pausa di agosto, sì. Infatti ci tenevo moltissimo a farla, e anche se sono in auto, l'ho voluta fare lo stesso. Sì, è l'ultima prima della pausa estiva. E allora io direi che possiamo lasciare temporaneamente, poi di fatto non li lasciamo mai veramente perché siamo sempre insieme, i nostri carissimi immaginalisti, proprio con questo compito del ricordo. È un compito importante di cui dobbiamo essere all'altezza. Ricordarci di essere
insieme da sempre. Cosa vuol dire? Che dobbiamo sentire che siamo insieme da sempre, che dobbiamo avere fede nella nostra unione. E allora, piano piano, ricorderemo questa unione. E la ricorderemo sotto forma di fusione, di unità, una fusione tale per cui se anche tu hai bisogno di un potere che ancora non hai attivato, ma lui, lei lo ha già attivo, allora puoi attivarlo grazie alla tua unione con lui, con lei. E, ecco perché si dice che il sangha, la comunità degli esseri risvegliati, però bisogna essere risvegliati veramente, sia un gioiello preziosissimo, perché nell'ambito di un sangha, cioè di una comunità di esseri risvegliati, i poteri, le facoltà, le doti, i talenti sono intercambiabili. Se per esempio tu sai nuotare benissimo, io non lo so fare, ma mi trovo nell'acqua alta, posso benissimo ricordare come si fa a nuotare grazie al fatto che tu sai nuotare, perché nel sangha il senso dell'io non è più una barriera, ma è uno strumento per ricordare l'unione. E quindi questo è bellissimo ed è tutto un processo straordinario che si fa da sé, non ha bisogno di uno sforzo cosciente. L'importante per ciascuno di noi è sentire che siamo insieme da sempre e avere fede in questo, fede nel fatto che siamo insieme da sempre. Allora piano piano ricordiamo le capacità, le doti, i poteri, le facoltà, gli uni degli altri. E succede un meccanismo del tipo, ah, ma se lo sa fare lei, allora posso farlo anch'io. E quindi ci potenziamo a vicenda. Questo si chiama, nel buddismo esoterico, reciproco potenziamento all'interno di un sangha, all'interno di una comunità di esseri risvegliati. Ed è una cosa preziosissima, preziosissima, straordinaria. Ecco, io vi lascerei in queste vacanze con questo compito. Ricordatevi la nostra unione, ricordate che se siamo qui oggi, se siamo qui adesso insieme è perché lo siamo da sempre e abbiate fede in questa unione, ciascuno di noi deve avere fede in questa unione, perché allora risvegliamo il ricordo del nostro potere di potenziarci reciprocamente e questo è straordinario. Grazie, oggi sei ispiratissima. È la macchina. Il viaggio che mi ispira, io sono nata per viaggiare, allora quando sono in viaggio sono sempre più ispirata. Ma comunque tanto ci sentiamo anche stasera su Twitter Spaces perché leggevo dei messaggi che dicevano: no, ma su Twitter non ci siete. No, ci siamo stasera. Ci siamo su Twitter stasera, sì, sarà l'ultima prima della pausa estiva. Oh, ma poi a settembre si ricomincia, ragazzi, non è che cioè, ci separiamo poi per così tanto, chissà quale grave separazione, ecco. Ecco, sì, è solo una pausa tecnica, diciamo così, una pausa di riposo. Sì, ma serve anche a loro perché almeno ritornano sulle dirette del passato, quelle più importanti per loro, assimilano, si prendono tempo per praticare. Secondo me una pausa 1 o 2 volte l'anno ci vuole proprio per ritornare su quello che è sfuggito o su qualcosa che era importante, si vuole ripetere e assimilare tutto meglio. Sì, assolutamente, anch'io lo farò. Sì. Mi sono segnata le giornate che ho fatto, le dirette che in qualche modo mi hanno colpito di più perché evidentemente ci devo lavorare. Va bene, stasera, cioè ci sentiamo stasera perché Twitter è solo audio. Sì. Ciao a tutti, buona giornata e ci sentiamo stasera alle 7. Ciao. Buona giornata a tutti. Ciao Morgan. Ciao, 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 ciao.